quattro sindaci di varie città dell'Italia, il sindaco di Ascoli Piceno, il sindaco di Pavia, il sindaco di Lecce e il sindaco di Scafati, che è il padrone di casa, per discutere di politica. L'argomento: amministriamo l'Italia. Sono qui per proporre un nuovo modo di fare amministrazione, disponibilità verso i problemi e verso i cittadini, e non solo, ma innanzitutto onestà. Noi diciamo semplicemente che da sindaci abbiamo dovuto subire dal governo nazionale una serie di tagli, la questione dell'IMU, il patto di stabilità, il vincolo delle assunzioni, la spending review ci hanno messo in ginocchio. Siamo coloro che si interfacciano con i cittadini quotidianamente, subiamo le critiche, gli attacchi, di tutto e di più. Eppure non siamo i privilegiati, non godiamo anzi di nessun privilegio sotto questo aspetto, però siamo quelli che mettono la faccia tutti i giorni. Se pensiamo che negli ultimi tre giorni c'è stato l'arresto di Fiorito, il rinvio a giudizio di Penati, che è caposegreteria di Bersani, e altre amenità che riguardano tutte le regioni, c'è di che dire, insomma, forse è il caso di darsi la regolata. È venuto il momento. Comunque sia, cercate di rimettere al centro le persone, i cittadini, le famiglie, perché diversamente la gente è molto arrabbiata. La credibilità, oggi la merce più preziosa per chi fa politica è proprio la credibilità. Quando un cittadino sente un politico, noi non vogliamo che cambi canale, ma purtroppo succede spesso ultimamente.